Questa è la seconda edizione del Forum Ambita. È una scommessa, nel senso che speriamo che il cambiamento climatico non cominci oggi. Sì, sì. Nel pomeriggio abbiamo il professore Gozzini, che è l'amministratore del Lama, e lui diceva ieri che non pioveva, non c'è troppo vento, perciò rivolgetevi a voi quando arriva. La conferenza è strutturata in 4 ore. Ogni ora ci sono 3 o 4 relatori che parlano brevemente con un'idea, e poi dopo il pubblico può chiedere, proporre, mette in dubbio, non importa, è una conversazione. In ogni ora c'è un moderatore diverso che gestisce il traffico, spiega un po' di cosa parliamo, e basta. Oggi abbiamo primo relatore Sergio Ferraris, che è il direttore della rivista Quale Energia, e fa altre cose sempre nel campo del green economy e il cambiamento climatico. E a questo punto vi passo a Sergio. Buon lavoro. Sì, ce lo passiamo, non c'è problema. Grazie a tutti e benvenuti. Allora, io mi chiamo Sergio Ferraris, sono un giornalista scientifico che si occupa di ambiente, clima, energia e energie rinnovabili da parecchi anni. E benvenuti. Allora, qui oggi parliamo di questioni climatiche che diciamo sono all'ordine del giorno in questo periodo, grazie alla congiunzione, diciamo, dell'attività di Greta, che però è stata sicuramente supportata lo scorso anno, un anno fa circa, dai report dell'IPCC, che hanno lanciato un allarme rispetto a quello che le Nazioni Unite stesse avevano deciso nel 2015 con l'accordo di Parigi, che in teoria dovrebbe limitare le emissioni e portarci al 2100 a 2 gradi centigradi di aumento rispetto al 1880. Il report dell'IPCC dello scorso anno ha detto che 2 gradi sono troppi, forse sarebbero meglio 1,5 gradi. Tenete conto che nell'accordo di Parigi l'1,5 gradi era dato come una possibilità, ma era in realtà un contentino politico ad alcune isole, alle isole dell'Oceano Pacifico, che con 2 gradi andrebbero sott'acqua, visto che stanno a 30-40 centimetri sul livello del mare. Invece la scienza, per così dire, sulle questioni climatiche ha detto che 1,5 gradi sono il limite che non si dovrebbe superare. In realtà in alcune zone del mondo questo 1,5 gradi è già stato superato. Pensate che il Washington Post sta dedicando una serie di reportage ai luoghi dove già si sono superati 2 gradi, dalla Siberia agli Stati Uniti, all'Europa e cose di questo tipo. È una scommessa sicuramente importante, che però non ha pari dal punto di vista delle scommesse che sono state fatte dall'umanità, per un fatto molto banale, ma anche molto importante. Difficilmente noi siamo in grado di progettare il futuro a medio-lungo periodo, d'accordo? Non parliamo della politica, che poi vede orizzonti che sono quelli della legislatura, ma anche quelli delle imprese, e anche quelli delle imprese energetiche difficilmente programmano al di là di 25, 30, 35 anni. Poi il professor Clo potrà essere molto più preciso di me su queste questioni. D'accordo? Nel frattempo, dal 2015 a oggi, noi siamo andati avanti a emettere circa 35 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno, d'accordo? Anzi, ci sono stati degli aumenti, non ci sono state delle diminuzioni, a riprova del fatto che comunque il sistema che noi abbiamo impostato in oltre 2 secoli di storia, utilizzando il carbone prima e il petrolio dopo,
ha un'inerzia molto ma molto grande. Io vi do due cifre senza dilungarmi nelle cifre. L'84% dell'energia oggi è di origine fossile e il 91% della materia prima che utilizziamo non viene riciclata, d'accordo? Queste sono le due cifre fondamentali delle quali bisogna partire e tenere conto. Allora, io a questo punto passo la parola a Gianmaria Sannino dell'Enea, che sta qui a fianco a me, che è un climatologo e si occupa di modelli climatici specialmente sul Mar Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo è uno dei soggetti che più ci riguarda, perché noi siamo una delle nazioni più esposte, sostanzialmente con 8.000 chilometri di costa. Il Mar Mediterraneo non è influenzato normalmente da eventi estremi, però, come succede invece sull'Oceano Atlantico, dove ogni fine estate abbiamo un ciclo di tifoni e cicloni, però pare che il Mar Mediterraneo stia accumulando energia, ossia calore, cioè l'acqua si scalda e poi questa energia finisce da qualche parte. Ecco, dottor Sannino, qual è lo scenario che noi ci troviamo ad affrontare oggi e sul medio periodo qui dalle nostre parti, sul Mediterraneo? Beh, intanto prima ha citato di numeri, ha detto che fondamentalmente il pianeta in generale ha raggiunto una temperatura più alta in media in superficie che di un grado rispetto al 1860, cioè da quando abbiamo cominciato a emettere in maniera massiccia fondamentalmente CO2 in atmosfera. Ecco, il Mediterraneo è una di quelle regioni invece dove questo limite si è già superato. Siamo arrivati a 1.4 gradi in più rispetto al periodo preindustriale. State attenti però, quando sentite queste cifre, 1,5, un grado in più rispetto al periodo preindustriale, fondamentalmente un grado sembra veramente poca cosa. Cioè, se entriamo lì dentro troviamo una differenza di temperatura rispetto a qui molto più alta di un grado non dice assolutamente nulla. Un grado è semplicemente un indicatore, è un po' come misurare la temperatura a un bambino, tra 37 e 38 c'è solo un grado di differenza, eppure quel grado porta con sé una serie di conseguenze, cioè quel bambino potrebbe avere il mal di pancia, potrebbe avere il mal di testa, se poi sale ancora più di un grado magari i problemi possono essere ben altri, esattamente quello che succede sulla Terra. Non state a guardare il grado in più, i due gradi in più, sono poca cosa, sono le conseguenze che portano questo grado in più che fanno una grossa differenza. E il Mediterraneo questo grado già l'ha superato, 1,5. Che cosa ci aspettiamo per il futuro? Intanto il futuro lo scriviamo noi, da oggi, cioè torniamo a casa a seconda di quello che intendiamo fare, secondo anche come i nostri stati intenderanno sviluppare anche il sistema energetico in primis, cambieremo il nostro futuro. Quindi il futuro non è scritto sulla pietra, però noi abbiamo il dovere di capire che cosa potrà succedere ad esempio nel Mediterraneo se le cose non cambiano, cioè se noi continuiamo a vivere con lo stesso stile di vita che abbiamo adesso da qui al 2100. Che cosa ci aspettiamo? Quello che vi dovete aspettare sicuramente per il Mediterraneo sono le ondate di calore. Le ondate di calore, sapete, non sono quelle che abbiamo vissute quest'anno o l'anno precedente. L'ondata di calore che dovete avere in mente è quella del 2003. Ricordate il 2003? Adesso si parla di estinzione di massa, parolone estinzione di massa, ma voi ricordate nel 2003 quante persone sono morte in Europa, non stiamo parlando in giro per il mondo, in Europa a causa di quell'ondata di calore sono morte almeno 30.000 persone, 14.000 in Francia in un'unica estate, riconducibili all'ondata di calore. Non la vogliamo chiamare estinzione di massa, vedete voi come la volete chiamare, però ci sono stati 30.000 morti, cioè chi dice addirittura che forse le morti sono anche superiori a queste 30.000, ma sicuramente 30.000 sono quelle accertate. Quell'ondata di calore del 2003, dal 2080 al 2100, ce la dobbiamo aspettare tutti gli anni. Non solo, ma ondata di calore che avrà temperature massime di 7 gradi superiori a quelle che viviamo adesso. Se adesso abbiamo temperature massime medie intorno ai 35-36 gradi, ecco, aggiungete 7 gradi in più, quella sarà la temperatura massima a cui andremo incontro, con una frequenza annuale. Questo è quello che ci dicono le nostre proiezioni climatiche. La temperatura
più bassa, quindi quella che noi avremo di notte, aumenteranno del 60%, cioè dei famosi notte tropicali, quelle che non ci fanno dormire, dal 2080 in poi li avremo tutte le estati e la frequenza di queste ondate, di queste notti tropicali, aumenterà del 60%. Questa è una delle poche cose sicure che noi sappiamo, quindi il Mediterraneo va incontro a una tropicalizzazione del clima. Dovete immaginare proprio il clima tipico che adesso si trova sull'area sahariana, piano piano invaderà il Mediterraneo. Questo è quello a cui andiamo incontro, con tutto poi ciò che ne deriva, precipitazioni che andranno d'inverno, ma soprattutto d'estate, a diminuire dal 10 al 30%, con che cosa poi? Una richiesta in più di acqua da parte dell'agricoltura, perché con le ondate di calore avremo bisogno di più acqua per la nostra agricoltura e contemporaneamente avremo anche meno acqua a disposizione. Questo è uno scenario, lo vogliamo chiamare apocalittico, chiamiamolo come volete, questo è quello che noi vediamo analizzando le nostre proiezioni climatiche. Proiezioni climatiche che per intenderci si fanno con dei modelli che sono modelli matematici, sono gli stessi modelli matematici che in questo momento ci fanno stare qui fuori, nonostante ci siano le nubi, perché i modelli hanno previsto che non sarebbe venuto a piovere. Quindi ci sono ancora delle persone che mettono in dubbio la consistenza e la robustezza di questi modelli, sono ovviamente persone che non lavorano, che non conoscono la matematica, che non hanno idea di che cosa stanno parlando, noi invece i modelli li conosciamo, li abbiamo messi su, ci fidiamo al punto tale che noi siamo qui fuori, nonostante prima c'erano le nuvole. Ecco, allora, è stato citato l'ondata di calore del 2003, io consiglio a chi fosse interessato ad approfondire la questione un libro di uno dei pochi sociologi europei che si occupa dei cambiamenti climatici, che è Pascal Accaud, che dedica un capitolo all'ondata di calore del 2003. Il libro si intitola Catastrofi e cambiamenti climatici e l'analizza in base ai dati del Servizio Sanitario Nazionale francese, ma soprattutto fa una serie di differenze molto importanti, perché di fronte a questi fenomeni, che con ogni probabilità avverranno, la parola d'ordine è adattamento, oltre che a limitare le emissioni. A mio modesto parere, la limitazione di emissioni serve per evitare di andare a 4 gradi nel 2100. Nel frattempo bisogna adattarsi, d'accordo? E l'adattamento è una questione specialmente sociale e anche di classe nel senso che noi probabilmente saremo una nazione fortunata che potrà permettersi l'adattamento. Chi abita sul delta del Gange probabilmente non ha i fondi per permettersi l'adattamento ai cambiamenti climatici, ma anche all'interno della nostra società ci saranno le differenze. Accaud, per esempio, rileva che nel 2003 la mortalità nelle banlieue parigine è stata maggiore rispetto agli abitanti del centro di Parigi. D'accordo? Nelle banlieue parigine si hanno meno soldi per la corrente elettrica e per il condizionamento d'aria. Ma ha rilevato che la mortalità per l'ondata di calore è stata minore nel Belgio rispetto alla zona nord della Francia, dove le temperature erano identiche. Allora, qual era la differenza? La differenza era che il sistema sanitario belga era più preparato ad assistere gli anziani di fronte alle ondate di calore rispetto a quello francese. Per cui due differenze sostanzialmente sociali che a causa delle ondate di calore o comunque degli effetti dei cambiamenti climatici sostanzialmente producono effetti diversi, effetto diverso, quindi mortalità differenti, d'accordo? Parliamo di quelle che gli anglosassoni chiamano casualties, cioè vittime, d'accordo? Quindi il problema fondamentale è che l'adattamento deve essere sostanzialmente già pianificato. Io personalmente ogni volta che incontro un sindaco che mi dice cambiamenti climatici, le ferrovie della regione, benissimo, quali cambiamenti fate nel vostro regolamento edilizio? Perché è lì il nodo, bisogna fare cambiamenti nel regolamento edilizio di Livorno, dove c'è stato un'alluvione, come di Roma,
dove c'è un quartiere che guarda caso si chiama Infernetto, d'accordo, che sorge a un metro sotto il livello del mare, su un'ansa del Tevere, col risultato che alcuni anni fa è arrivato un allagamento e una famiglia di immigrati che abitava in un appartamento, diciamo, sotto una villa, è annegato, d'accordo? Allora bisogna dirlo chiaramente. E queste sono questioni che vanno dette chiaramente. Lo so che sono scomode per gli amministratori pubblici dire guardate, questo quartiere è a rischio, ed è scomodo persino per noi giornalisti. Tenete conto che quando il New York Times ha fatto una cosa di questo tipo negli Stati Uniti, si è beccato l'ira di Dio di querele dagli immobiliaristi dei paesi, delle città che andavano a rischio, d'accordo? Poi ha vinto la querela perché aveva usato solo dati pubblici, cioè del NOAA e del governo, d'accordo? Alcune cittadine statunitensi, per esempio, hanno visto che rispetto all'adattamento ai cambiamenti climatici e alle abitazioni che sorgono in zone pericolose, non conviene dare incentivi per limitare l'effetto, conviene dare incentivi alle persone affinché si spostano, cioè comprano le abitazioni come municipalità, purché i cittadini le ricostruiscano in una zona più sicura, le abbattono e mettono il divieto di riedificare in quella zona, perché è meno costoso. Tenete conto che Miami spende 400 milioni di dollari l'anno per pompare l'acqua e tenere le strade asciutte, d'accordo? Miami è la capitale della Florida e il governatore della Florida ha deciso che nei documenti ufficiali della Florida non si può citare il cambiamento climatico, detto tra parentesi, però la municipalità spende 400 milioni di dollari l'anno per tenere le strade asciutte e non allagate. Bene, allora, sempre parlando di adattamento, adesso do la parola a Anna Lambertini dell'Università di Firenze, che ci parla per l'appunto di questioni architettoniche ed adattamento. Prego. Grazie e buongiorno a tutti. Mi chiamo Anna Lambertini e mi occupo di architettura del paesaggio. L'architettura del paesaggio è quella disciplina che lavora sugli spazi aperti, sugli ambienti esterni. Si occupa quindi di pianificazione, progettazione e gestione dell'ambiente esterno. Quindi un tema particolarmente pertinente a quelle che sono le tematiche trattate oggi, quello che ci porta a indagare gli strumenti e quelle che sono le opportunità date da questa disciplina per lavorare alla riconfigurazione degli spazi aperti urbani, pubblici e privati in termini di adattamento climatico, adattamento ai cambiamenti climatici. Prima sono state messe in evidenza una serie di dati che indicano come le città a livello globale siano sempre più esposte a rischi dati appunto dal cambiamento climatico. L'isola di calore urbana aumenta, la impermeabilizzazione dei suoli ha raggiunto dati veramente allarmanti, è sempre meno presente a livello diffuso la natura dentro le nostre città, quindi come possiamo intervenire a partire da oggi, perché come diceva il collega possiamo scrivere fin da oggi il nostro futuro per trasformare quelli che sono appunto dei rischi in opportunità per rendere le nostre città più vivibili. Intanto occorre lavorare proprio sul tema della pianificazione strategica di livello urbano, di livello comunale, di livello provinciale, regionale, attraverso l'introduzione di misure e di strategie per l'adattamento climatico che portino a cambiare il modo di costruire e gestire gli spazi aperti pubblici. Per esempio introducendo soluzioni anche nei sistemi di infrastrutturazione urbana che prevedono dei sistemi zero tubature, cioè a dire permettere che il deflusso delle acque di pioggia vada direttamente in falda e non venga convogliato nei sistemi fognari. Questo attraverso l'inserimento di una serie
di meccanismi, di dispositivi che vengono ormai adottati in molte città europee e americane, statunitensi, come appunto una modalità molto efficace per permettere il deflusso delle acque meteoriche. Questi dispositivi possono essere introdotti attraverso misure politiche che le amministrazioni comunali possono introdurre. In Italia non sono molte le amministrazioni che hanno cominciato a lavorare su piani che in maniera più efficace possano intervenire anche con questo tipo di interventi. Il Comune di Bologna già da qualche anno ha cominciato a definire una serie di misure, una serie di manuali, una serie di regole che sono anche a disposizione dei cittadini, proprio per comprendere quello che è il valore un modo diverso di concepire la gestione dello spazio aperto pubblico, che deve portare anche a comprendere il valore della presenza di alberature e di vegetazione messa a dimora con criteri che siano il più possibile pianificati e progettati. Quindi non basta piantare alberi, oggi questa è una degli slogan che in maniera molto comune vengono diffusi, ma bisogna piantarli bene, scegliere le specie adatte, lavorare proprio anche in termini di progettazione dei pattern di vegetazione che possono essere inseriti per costruire dei corridoi biologici dentro le nostre città utili a migliorare la qualità ambientale e a raffrescare proprio l'aria all'interno degli insediamenti urbani. Quindi dispositivi di water sensitive design, che significa cioè lavorare attentamente con il ciclo idrologico delle acque, dispositivi che introducano nuove strutture di vegetazione dentro la città in termini diffusi e con appunto corridoi lineari, e lavorare poi anche sulla possibilità di interpretare i nostri spazi aperti pubblici come delle possibili casse di laminazione, casse di contenimento delle acque nei momenti in cui si possono avere degli eventi di tipo estremo. La città di Rotterdam in Europa, così come la città di Copenaghen, già da molti anni stanno attuando tutta una serie di trasformazioni dentro le loro città che portano per esempio ad avere delle piazze allagabili, piazze cioè che in caso di eventi estremi di pioggia possono diventare dei collettori di acque che poi possano defluire lentamente senza creare problemi appunto di inondazione. Altro tema fondamentale su cui lavorare è quello legato alla possibilità di mantenere anche nei nostri spazi aperti privati, nei nostri piccoli giardini, nelle corti di cui siamo custodi, nelle nostre case, nelle nostre abitazioni, di mantenere un'attenzione a quella che è la permeabilità del suolo, quindi evitare il più possibile di pavimentare e di rendere, di sigillare in qualche modo il suolo urbano. Evitare anche di ostinarsi a voler rincorrere dei cliché, per esempio di giardino ben ordinato, volendo per esempio a tutti i costi avere una sorta di piccolo prato all'inglese anche in una città o in un'area come quella del Grossetano, dove il clima mediterraneo invece inviterebbe ad avere altri tipi di soluzione di gestione della superficie erbosa. Quindi adottare delle strategie e delle misure che tengano conto appunto del cambiamento climatico anche attraverso piccole azioni di cura e di gestione dello spazio aperto come appunto contenitore prezioso di opportunità per lavorare al contrasto appunto del cambiamento climatico. Ok, grazie mille. Ecco, l'intervento della professoressa mi ha fatto pensare a un'intervista che ho fatto qualche tempo fa a un architetto milanese, il quale mi disse una cosa semplicissima, che però nella sua banalità era di un'efficienza micidiale.
mi disse: io consiglio ai miei clienti che hanno una villa di piantare degli alberi non sempreverdi sul lato sud dell'abitazione, perché così d'estate hanno l'ombra, dopodiché d'inverno il fatto che cascano le foglie fa passare il calore e riscalda le stanze. Ecco, la semplicità del pensiero, d'accordo, di utilizzare un albero semplicemente posizionandolo nel proprio giardino sul lato giusto affinché abbia degli effetti che funzionano, perché avere più ombra durante l'estate significa far meno ricorso al condizionamento e avere più luce durante l'inverno significa far meno ricorso al riscaldamento. Oltretutto, su una villetta di 150 metri quadrati, questi tre alberi producevano un risparmio annuale di circa 250-300 euro sulla bolletta energetica, che non era una banalità. Allora, adesso abbiamo qui il professor Alberto Clo, che è uno dei massimi esperti sulle questioni energetiche in Italia, al quale chiederei un attimo di fare il punto sulla questione, ossia energia e clima. Quali sono le problematiche aperte e soprattutto qual è, secondo lei, professore, la prospettiva di fronte alla quale andiamo di fronte dal suo punto di vista? Prego. Se la prospettiva è quella che ha delineato, ne prende atto con grande rispetto, diciamo, il dottor Sandino. Allora, innanzitutto ho accettato volentieri l'invito. Penso che dialogare, confrontarsi, informare direttamente col pubblico sia un'azione altamente meritoria. Perché la comunicazione su questi temi, che è determinante, non arriva a farci capire. Io penso che bisogna diffidare fortemente dell'informazione che ci viene calata dai quotidiani, perché fortemente condizionati da interessi, il che è legittimo, ma distorce la realtà delle cose. Perché spesso, diciamo, ci fa credere che basta volerlo per ottenere ciò che si vorrebbe. Anticipo subito che non sono negazionista. Abito questa terra, i miei figli spero la possano abitare, quindi prendo atto, diciamo, di quel che la scienza ci indica. Non ho elementi per poter contrastare. Non sono negazionista. Papa Francesco ha detto che essere negazionista è da stupidi, quindi non vorrei essere stupido, quindi prendo atto. Ma proprio perché non sono negazionista, sono altamente preoccupato. Perché? Perché la dinamica delle cose, per mille e una ragioni, non va rispetto alla dinamica che dovrebbe essere. La traiettoria delle cose, dei fatti reali, non è assolutamente allineata alla traiettoria che dovrebbe... Anzi, mi chiedo perché dopo che 196 stati nel dicembre 2015 hanno firmato l'accordo di Parigi, erano talmente tanti che non ci stavano neanche dentro la fotografia, perché le cose sono peggiorate dopo, non migliorate, peggiorate. Se guardiamo qualsiasi indicatore, i consumi di energia che hanno ripreso ad aumentare, le emissioni, eccetera, la deforestazione. Lo scorso anno, in due anni, è scomparsa una foresta pari all'Islanda. Allora chi denuncia questi comportamenti? Quindi le cose non stanno andando come dovrebbero andare. E noi, tornando a casa, dopo aver sentito le prospettive drammatiche che ci ha raccontato Sannino, cosa facciamo? Diciamo, beh, se dobbiamo morire, allora tanto vale che ce la passiamo bene e pochi anni che ci restano, almeno per chi non è giovanissimo. Non sembra una contraddizione, ma nonostante tutto, quel che ho detto che non sta andando, nonostante tutto, penso che bisogna sperare.
Il catastrofismo non può portare, diciamo, a sentimenti di indifferenza, a uno scetticismo corrosivo, rancoroso talvolta. Dobbiamo sperare e dobbiamo, come comunità, come collettività, pressare le opinioni responsabili, politici, locali, eccetera. Domanda: su questa legge finanziaria, su cui ci si sta dividendo tra reddito di cittadinanza, quota 100, eccetera, quanti euro hanno appostato per i cambiamenti climatici? Si fa presto? Zero. Allora, se questo è il primo problema che ci troviamo ad affrontare come comunità nazionale mondiale, perché questo problema non è messo neanche un euro? Perché l'Europa continua a valutare i bilanci nazionali se rispettano il 2,01 e il 2,03? Perché non premiano quegli stati che invece se ne fregano di questo e mettono soldi per? Allora, se guardiamo alla politica, non c'è da sperare. Perché l'ha detto prima, non so, mi ricordo se l'ha detto il nostro moderatore, eccetera. La politica non è disposta a pagare costi elettorali oggi per benefici che ci saranno quando loro non saranno più al governo. Fissando gli obiettivi al 2050, quando nessuno di quelli che propone ci sarà più e non sarà giudicato se raggiunti o meno, fa fare bella figura e non costa niente. Quindi diffidiamo della politica, e la politica non si muove se non è pressata. E quindi vengono bene, plaudo ai giovani che il venerdì, eccetera. Però constato che, a parte i titoloni, il giorno dopo, dopo due giorni, è sparito tutto. Perché dico però che nonostante tutto bisogna sperare? Perché io penso che guardando al passato bisogna sperare. Perché guardando al passato non è vero che non è stato fatto niente. E quindi, se è stato fatto in passato, non vedo il motivo perché le cose non possono migliorare, forse non con l'intensità che vorremmo, diciamo, avvenisse. Quindi il passato ci dà segnali di speranza. 20 anni fa, 25, i giornali erano pieni di due minacce che erano altro rispetto ai cambiamenti climatici. Se vi ricordate, 20 anni fa i due temi erano il buco dell'ozono, già l'espressione era terribile, buco dell'ozono, e ogni giorno i giornali, ogni settimana dicevano il buco si è allargato, il buco, orca la Madonna, e dice... Il buco dell'ozono, e come minimo, se prendevi il sole ti veniva il tumore. Ostia la Madonna. Quindi quell'estate lì nessuno prendeva il sole. L'altra minaccia era le piogge acide, altra espressione terribile. Che cazzo è questa pioggia acida che viene giù e che doveva far distruggere 14.000 foreste in Europa? Oh la Madonna, no, 14.000 laghi, e ogni foresta. Perché non se ne parla più? Perché quei due problemi sono stati risolti. Sono il primo a dire che due problemi non avevano la gravità che ha, ma sono stati risolti, e dobbiamo evidenziarlo, perché far del catastrofismo non è solamente dipingere quel che accadrà se non agiamo, è tacciare gli elementi positivi che ci sono, far credere che non si possono migliorare. E cos'è che ha consentito di migliorare, di superare? Perché il buco del sonno non c'è più. Ricordate quella pubblicità, la pancia non c'è più, il buco non c'è più, dove è andato a finire il buco? E come l'abbiamo risolto? Uno, la tecnologia. La tecnologia ci, senza farne un fideismo, ma ci toglierà dai guai. Il buco dell'ozono è stato risolto, le piogge acide e i 14.000 laghi che erano previsti morire in Svezia ci sono ancora. Due, la cooperazione internazionale. Entrambi, diciamo, quelle minacce risolte si deve alla soluzione delle minacce, la si deve ad accordi internazionali. Ecco, mi fermo qua dicendo: dobbiamo capire le ragioni per cui l'andamento delle cose non va secondo
quello che gli stati si erano impegnati di fare. Gli stati devono, è inutile che si incontrino ogni volta per farsi la fotografia. Gli stati devono essere denunciati per quello che non fanno. Le risorse devono essere date a chi ne ha più bisogno, perché il problema non è solamente tecnologico, non è economico, è sociale. Vi ricordate i gilet gialli? Perché hanno protestato? Perché gli avevano aumentato di 3 centesimi il diesel. Poi Macron vergognosamente ha fatto marcia indietro, dicevo scherzavo, non ne metto più. Le politiche climatiche, qui chiudo, hanno un costo altissimo. Allora la politica se ne assume la responsabilità e lo dica. Risolvere i problemi climatici significa pagare un costo altissimo. Due, no, questo costo non può andare nelle tasche delle famiglie a basso reddito, come avviene adesso. Che senso ha che noi andiamo, le comunità che lo decidono, 5-8 mila euro di sussidi alle famiglie ricche perché si comprino un'auto elettrica, che sarà la terza, la quarta auto. Quindi, poi finirò oltre, diciamo, le politiche climatiche hanno un costo. Il costo è di tipo sociale e la collettività può avere una coscienza climatica, ma non è disposta giustamente a pagare in maniera predominante, diciamo, il costo di questa politica. Questa politica, il costo deve essere ridistribuito a seconda dei redditi. Ma vi sembra giusto che le famiglie a basso reddito stiano finanziando i pannelli fotovoltaici alle famiglie ad alto reddito? E che noi quest'anno sulle bollette abbiamo 14 miliardi di euro di sussidi. Vi sembra giusto questo? Io dico no. E allora le difficoltà stanno anche in questo. Stanno nella politica che non si vuol decidere a fare perché sennò nelle elezioni perde. E sta nel decidere qualcosa che va a svantaggio solo di alcuni, della collettività, a vantaggio di pochi. Ecco, ringrazio il professor Clo e aggiungo una cosa a quello che ha detto lui. Vi sembra giusto che sia data la possibilità alle famiglie ad alto reddito di risparmiare sulla bolletta energetica ristrutturando la propria abitazione? Perché se uno ha basso reddito, quei 15-20 mila euro che servono per ristrutturare energeticamente un'abitazione non li possiede, d'accordo? Per cui non può valorizzare il proprio immobile, non può risparmiare sostanzialmente sulle bollette. Tenete conto che dal 2011 che l'Enea ha fatto un progetto per cui che si chiama Ecoprestito, d'accordo? Che è un sistema con il quale si finanziano gli interventi sull'efficienza energetica. Vi faccio un esempio, perché se io pago 1000 euro di bolletta energetica, d'accordo? Faccio l'intervento e ne risparmio 400 all'anno, quei 400 euro posso destinarli per pagare qualcuno che mi ha prestato questi fondi, d'accordo? Le banche chiaramente non lo fanno. Le utilities non ne hanno nessun interesse, perché il loro interesse è vendere energia, al prezzo più energia possibile, al prezzo più alto possibile, fanno il loro mestiere. Per cui l'Enea aveva identificato questo meccanismo dicendo: guardate, c'è Cassa Depositi e Prestiti che ha un tesoretto di 200-250 miliardi in pancia, 20 miliardi potrebbe destinarli a fare un fondo di rotazione per prestarlo alle famiglie a più basso reddito, le quali magari, che diavolo ne so, per i primi 8-10 anni pagano anziché 1000 euro 900 euro, per cui 100 li risparmiano, in realtà ne risparmiano altri 300 che poi danno a questo per questo prestito. Ebbene, dal 2011 a oggi nessun governo di nessun colore ha preso in considerazione questa cosa. Si è arrivati all'assurdo che lo scorso anno, nel 2018, la Commissione Attività Produttive del Senato all'unanimità
ha consigliato al governo, che era il governo Movimento 5 Stelle Lega, di introdurre l'ecoprestito con queste modalità, e la cosa non è stata fatta, né è stata fatta quest'anno, d'accordo? E questi sono elementi concreti sulle quali si misura sostanzialmente la volontà dei governi di aiutare i cittadini e di aiutare anche i cambiamenti climatici, d'accordo? Parlavamo di un prestito, non di un finanziamento a fondo perduto, come ha detto Clo, che è stato dato al fotovoltaico e cose di questo genere. Per cui una cosa che poi rientra, d'accordo? Fatto da un soggetto che ha le spalle pubblico, che ha le spalle sufficientemente larghe per reggere una cosa di questo tipo. Allora, io poi vorrei fare un secondo giro con i nostri ospiti, però prima vediamo se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Allora, le regole per le domande sono due. Uno, che bisogna venire qui, se no si parla fuori campo rispetto alle registrazioni, al microfono, ci si presenta ed è una domanda secca, non un dibattito. D'accordo? Prego, venga. Microfono. Buongiorno, Barocci Roberto, Forum Ambientalista, aderente a SOS Geotermia. Una domanda al giornalista di quale energia, perché questo giornale ha avuto il merito di pubblicare nel numero di giugno-luglio 2015 un lavoro del professor Riccardo Basosi. Riccardo Basosi è, diciamo, lo scienziato che in termini di energia elettrica è tra i più rappresentativi del governo italiano in tutte le sedi internazionali. Che cosa ci dice? Ci dice che in Amiata la geotermia, che riceve contributi consistenti e una parte di questi contributi passano agli enti locali, produce circa il 25% di tutta la CO2 prodotta in Toscana in un anno. I sindaci naturalmente vogliono questi contributi, l'Enel vuole questi contributi pubblici, ma complessivamente è quindi una produzione energetica fortemente climalterante. Noi chiediamo che questi incentivi siano invece rivolti a quelle tecnologie che lei come giornalista sicuramente conosce, che sono possibili, sono alternative alle centrali flash che buttano in atmosfera tutto senza tanti problemi, e non c'è solo la CO2, c'è il mercurio in amiata, c'è il 13% in più di mortalità in amiata, c'è l'ammoniaca, c'è le PM, eccetera, eccetera. E il mercurio arriva sul Tevere, tanto per essere. Allora la domanda è questa, e chiudo perché è giusto essere sintetici. La sua rivista, se la sente di proporre al ministro una che sta ragionando sul FER 1, FER 2, quindi contributi pubblici che paghiamo in bolletta, di selezionare e privilegiare le forme energetiche non climalteranti? Allora, io ringrazio per questa domanda, prima di tutto per come è stata posta. La geotermia è una risorsa per la Toscana, d'accordo? E soprattutto sono molto contento della persona che ha fatto la domanda, perché fino a qualche anno fa si faceva di tutta un'erba un fascio e tutta la geotermia era il male, compresa la geotermia a bassa entalpia che si mette nei giardini di casa. Beh, è successo anche questo, detto tra parentesi. Allora, spieghiamo. Il Basosi, il dato sulla CO2, non se l'ha inventato, l'ha preso dal documento dell'Enel che viene fatto da Enel per la valutazione di impatto ambientale delle centrali flash, per cui voglio dire, non è una cosa sostanzialmente inventata. È CO2 che sta sottoterra, che viene tirata su, esattamente come si fa col petrolio sostanzialmente, dove c'è la CO2 nel petrolio la si tira su. Ed è la cosa inversa a quella che si vorrebbe fare con una tecnica molto controversa, che è quella del sequestro della CO2 sottoterra, che poi non si è molto costosa sostanzialmente. La geotermia, come la conosciamo, con i cicli flash, è una tecnologia che è nata più di un secolo fa. Attualmente c'è la possibilità di utilizzare, cosa che viene fatta in molti paesi del mondo, in Turchia, in Germania, con tecnologie italiane, la
di sfruttare la geotermia a ciclo binario. Che cosa significa sostanzialmente per i non addetti ai lavori? Io piazzo un termosifone sotto dove c'è calore, questo termosifone su un ciclo chiuso prende il calore, produce energia elettrica ed eventualmente anche teleriscaldamento o riscaldamento di serre e quant'altro, senza prendere i fluidi direttamente da sotto, d'accordo? Per cui senza emissione. Allora, tenuto conto che io sono molto contento della vostra distinzione tra le due tecnologie, perché qualche anno fa non era proprio così. Però ora, il problema è autorizzativo, bisogna dare a soggetti che facciano questa cosa, questo tipo di geotermia, con tutte le garanzie del caso e con la partecipazione da parte dei cittadini, perché voglio dire, poi in amianto abbiamo l'aggravante che lei ha citato del mercurio, ho detto tra parentesi, d'accordo, affinché vengano fatte, si inizino a fare queste tecnologie, a utilizzare queste tecnologie, perché noi poi abbiamo un dibattito, specialmente sulla Toscana. Enel dice che queste tecnologie che applica negli Stati Uniti, alla centrale di Stillwater, per intenderci, non sono possibili in Toscana per una questione degli incondensabili, eccetera, eccetera, e compagnia cantando. In realtà la tecnologia binaria ha un problema un po' più semplice, è un po' meno efficiente, per cui a parità di investimento produce meno energia sostanzialmente, d'accordo? Però è quello che serve rispetto a questi territori, d'accordo? È quello che assolutamente serve per non buttare fuori la CO2 e anzi ancora peggio per non buttare fuori il mercurio, che è un problema della mia, che è un problema specifico dell'amianto, che non hanno all'Arderello, perché all'Arderello mi risulta che non emettano. Per cui dal nostro punto di vista come rivista si figuri, noi siamo andati a vedere in giro per il mondo impianti binari e faremo bene anche del PIL italiano, perché ci sono aziende italiane che producono questa tipologia di impianti e non riescono a farli in Italia. Si spera che con il FER2, del quale ancora è nel porto delle nebbie, il FER2 per chi non è tecnico è il decreto con il quale si incentiveranno le rinnovabili, per così dire innovative, che è allo studio del governo, si dia un senso preciso a questa questione, perché voglio dire, comunque in Toscana, nell'Alto Lazio, ma anche a Napoli, ai Campi Flegrei, eccetera, eccetera, c'è un patrimonio sottoterra di energia rinnovabile se sfruttata in maniera adeguata. Ecco, spero di aver risposto. E non so se il professor Clo vuole dire qualcosa a questa risposta su questo che ho detto io. Altre domande? Prego, venga qui, grazie. Microfono, prego. Grazie. Una domanda per il professor Clo. Se la politica non si muove, di qua, così? Se la politica non si muove, perché lo vediamo non soltanto su questo aspetto, i movimenti delle persone durano sui media un giorno. Che facciamo? Prego. Bella domanda. La politica non si muove anche perché rispetto a un tempo, io sono abbastanza anziano, come ha detto Grillo, io non dovrei neanche votare, detto sinceramente. Parli per lui, voglio dire. Una volta questi temi, oggi mi sembra che tra la politica e la collettività non ci sono più corpi intermedi. Una volta, lo dico con rispetto, c'erano i partiti. Parlo ancora degli anni 70, tanto, il dibattito nei partiti era ricchissimo. I partiti esprimevano quali erano le loro idee, le loro posizioni, era una sintesi. Oggi il Parlamento è fatto di singoli parlamentari. Oggi tra la politica e la collettività giocano solo le lobby, gli interessi costituiti, che hanno gioco facile, no? Ad avere il sostegno di un parlamentare o di quell'altro. La sua domanda è centrale.
Dice, noi cittadini normali, al di là del voto, a che ci rivolgiamo? È per questo che dico che l'azione dal basso nelle comunità locali può essere utile. Anche se poi cosa accade? Che qualsiasi azione ha una controazione. Il comitato di quartiere che non accetta niente. Cioè il dissenso è normale, da noi è patologico. Abbiamo distrutto il nucleare, va bene. Ma adesso abbiamo il Notriv, va bene, anche se tutto costa migliaia e migliaia di occupati licenziati. Adesso voglio dire, qualsiasi azione ha una contrazione. Adesso su chi si accaniscono questi comitati? Contro le rinnovabili. Perché nell'energia il piccolo è bellissimo, perché non te ne accorgi. Ma quando comincia a essere un fatto diffuso sul territorio, spontaneamente hai i movimenti che li contrastano. Questo porta a un'ulteriore ragione di paralisi della politica. La politica è a geometrie variabili, è a favore a qualcosa se è al governo, è contro se è all'opposizione. Se si capovolgono gli uni e gli altri, quelli che erano all'opposizione diventano favorevoli e viceversa, non si capisce niente. La politica non si assume le sue responsabilità. Noi mollammo il nucleare, io non ero un nuclearista convinto, ma quando nell'87 ci fu il referendum, dopo Chernobyl, ci fu una conferenza nazionale dell'energia che produsse, mi sembra, 4.000-5.000 pagine di atti. La politica li prese e li buttò neanche nel cestino, nel cesso. Ci fu un referendum indetto come primo firmatario da Chicco Testa, che dopo 20 anni è diventato testimonial del ritorno nel nucleare, questo per dire, diciamo, tutto tiene in questo paese. Io mi opposi a quel referendum non perché fossi un nuclearista convinto, ma perché sapevo che la vittoria del referendum avrebbe cancellato una scuola di sapere in Italia. Avevamo 8.000 ingegneri nucleari, avevamo 15 istituti nucleari, abbiamo distrutto un sapere e quindi questo non ci consentiva di rientrare nel nucleare. Ecco, per dire, la politica gioco facile perché non si confronta, non ha più i partiti, non ha più, diciamo, altri corpi intermedi con cui fare i conti. E la collettività non ha, diciamo, spazi, strumenti per farsi valere. E quindi, diciamo, alla sua domanda, più che altro non so rispondere, ma non è una risposta, diciamo, di segno positivo. Constato invece che in altri paesi la cosa non è così. Ci sono intere università, qui ci sono singoli, lodevoli esempi, all'estero ci sono delle università, ci sono dei centri di ricerca con cui la politica deve fare i confronti. Qua la politica non si confronta perché manca, diciamo, il contraddittorio. Ma io, la signora magari... Più che rivolgersi alla politica, possiamo anche cominciare a fare noi qualche cosa. Cioè, sempre rivolgersi alla politica serve a poco. Cioè, questa idea di rassegnazione è quella che ci ha portato praticamente dove ci troviamo adesso. E quindi ben venga la protesta giovanile. Non è un caso che sono i giovani che stanno protestando, sono quelli che tutto sommato vivranno sicuramente molto più di noi in un mondo che non ha mai visto nessuno prima. Non so se voi vi rendete conto, intanto... Si parla di cambiamento climatico, ma voi l'avete capito bene perché c'è questo cambiamento climatico? Si parla di CO2, ma voi avete capito bene di che cosa stiamo parlando oppure no? Voi lo sapete che stiamo parlando di pochissime molecole d'aria, stiamo parlando di qualche centinaio di molecole d'aria che fanno la differenza tra la vita e la non vita sulla Terra. Stiamo parlando di 280 molecole, parliamo solo di CO2 che poi è il gas
diciamo, più importante che regola il clima sulla Terra. 280 molecole ogni milione di molecole d'aria. Quindi immaginiamo di prendere un volumetto d'aria che contiene un milione di molecole d'aria. Andiamo a togliere tutto quello che non è CO2, toglieremo il 99,9%, solo lo 0,1% è costituito da anidrite carbonica. Quindi nel 1860, se avessimo fatto questo conto, avremmo trovato in questo volumetto d'aria 280 molecole di CO2. Adesso ne troviamo 410 molecole di CO2. E dovete sapere che quelle 280 molecole di CO2 hanno reso la vita sulla Terra piacevole. Senza quelle 280 molecole sulla Terra di ogni milione, la temperatura media della Terra sarebbe meno 18 gradi centigradi. Un po' più difficile vivere, mettiamola così. Grazie a quelle 280 molecole su un milione, quindi stiamo parlando di poca roba, la temperatura media sulla Terra è 15 gradi, più 15 gradi. La differenza quindi è più 33 gradi centigradi, quindi la vita sulla Terra c'è grazie a quelle 280 molecole. Ora, quelle 280 molecole, guardate, fanno un lavoro che l'altro 99,9% delle molecole non fanno. Sapete che fanno? Prendono il calore che arriva dalla Terra e lo ridistribuiscono in tutte le direzioni, cioè un'altra volta verso la Terra. Grazie a questo sistema, che è il sistema dell'effetto serra naturale, noi riusciamo a vivere. Ora vi chiedo, se 280 molecole fanno un gioco che è piacevole per la Terra, da 280 a 410, voi che vi aspettate che succede se abbiamo aumentato di più del 40% la quantità di queste molecole? Che poteva fare la Terra se non riscaldarsi? Ed è quello che sta succedendo, si sta riscaldando, perché noi abbiamo modificato la chimica dell'atmosfera. Chimica dell'atmosfera che non veniva, che è stata sempre modificata, ma da cicli naturali che avvenivano su scale di tempo di 50.000 anni. Cioè nell'ultimo milione d'anni la quantità di molecole di CO2 è salita da 180 a 280, quindi stiamo parlando di 180 molecole ogni milione a 280 molecole ogni milione. Ha impiegato 50.000 anni in maniera naturale, rispondeva in maniera naturale questo ciclo. Adesso in 130 anni siamo passati da 280 a 410. Quindi noi in pochissimo tempo abbiamo, come dire, modificato pesantemente la chimica e il sistema climatico sta rispondendo, sta facendo l'unica cosa che può fare, aumentare la temperatura dell'atmosfera, perché vedete, abbiamo fatto due cose sbagliate. Abbiamo preso queste molecole e le abbiamo sparate in atmosfera. Di tutto il sistema climatico l'atmosfera è quella che risponde peggio a questo aumento di CO2 e l'unica cosa che può fare è aumentare la temperatura, esattamente quello che sta succedendo. Ora, se le cose non cambiano e se non ci diamo da fare e se aspettiamo che la politica si dia da fare, stiamo sbagliando grandemente. Quindi ben vengano i moti, ben venga anche una ragazzina, Greta Thunberg, la conoscete tutta, che ha il coraggio di andare alle Nazioni Unite e raccontare quello che sta succedendo e chiedere ai politici di tutto il mondo di prendere delle iniziative. E quindi io, se avete dei figli, caldeggiate ogni venerdì questo genere di movimento, perché è soltanto così che forse la politica può cambiare, perché la politica, come il clima, non sono delle cose irreversibili che dipendono da un'entità esterna, dipendono da noi. Se abbiamo questi politici, non è che qualcuno ce li ha messi, ce li abbiamo messi noi. Quindi siamo noi che dobbiamo dire basta a questa politica, noi dire basta a questo genere di modo di produrre energia, perché non è vero che non si può fare energia in un altro modo, si può fare energia in un altro modo. La Gran Bretagna quest'anno per la prima volta ha prodotto più energia dalle rinnovabili che dal carbone. Vi ricordo che sono stati loro ad inventare la macchina a vapore, sono loro che hanno immesso sempre tanta CO2 in atmosfera e loro sono anche i primi che stanno cominciando a cambiare. Quindi evitate di pensare con della serie è complicato, è difficile, dipende da qualcun altro. No, dipende da noi, non dipende da nessun altro che da noi. Quindi bisogna darsi da fare oggi, anche con l'efficienza energetica, perché da qui al 2050, non ne abbiamo parlato, qui parliamo solo di produrre energia, bisogna anche risparmiarla l'energia, e l'energia la dobbiamo risparmiare noi, non c'è nessun altro che la risparmia per noi. Un 27% in più di risparmio energetico da qui al 2050 può fare tanto, quindi tornate a casa e cominciate a pensare voi che cosa potete fare, non sempre la politica come qualcosa di astratto, la politica siete anche voi.
Grazie mille. Qualcun altro voleva intervenire lei? Prego. Microfono, grazie. Sì. Cosa ne pensate delle trivellazioni che poi in Toscana il governatore della Toscana l'aveva vietata? E che interesse può avere a rovinare un territorio per le trivellazioni? La trivellazione significa andare a prendere altro petrolio dalle viscere della terra, ovviamente questa non può essere più una soluzione intelligente, anche perché da qui al 2050 dovremmo arrivare a quella neutralità carbonica, cioè tra quello che immettiamo in atmosfera di CO2 e quella che sottraiamo dobbiamo arrivare a zero, quindi quella direzione non si va assolutamente da e anche acquistare energia nucleare dai francesi costa molto meno che produrla noi adesso. Allora, mi hanno fatto sapere dall'organizzazione che ci sono ancora 5 minuti, per cui li dedichiamo ad altre domande se ci sono. Tutto chiaro? Allora, due parole sulla questione opposizione al tutto. Ha ragione Clò, io in questo periodo vedo un'opposizione specialmente alle rinnovabili, d'accordo, e specialmente anche da queste parti, paleoliche, Dio ce ne scampi e liberi, sono orrende, d'accordo. Cosa ci sia di orrendo in una paleolica che genera energia pulita non l'ho ancora capito. Allora, vanno messi nel posto giusto, detto tra parentesi, dove non facciano rumore, non vanno messe affollate, eccetera, eccetera, vanno gestite chiaramente, perché tutte le fonti di energia, se gestite male, generano disagio, d'accordo? Questo sicuramente. Però, voglio dire, mentre in Germania un direttore di un parco si è fatto vanto del fatto che dentro un parco, in Italia noi non possiamo mettere paleoliche nei parchi, nelle ZPS, nei siti di interesse comunitario, nei SIC e in Natura 2000, d'accordo? Allora, nel parco ha detto io metto una paleolica ogni 600-700 metri, un chilometro, perché qui ho il vento sul Mare del Nord e perché sono anche un simbolo con cui comunico ai visitatori del parco che si possono fare queste cose, d'accordo? A chi mi dice semplicemente che sono brutte, io dico che la Tour Eiffel doveva essere abbattuta dopo l'Expo del 1900, d'accordo? Perché era brutta. La Tour Eiffel fu salvata perché un tale Guglielmo Marconi inventò la radio, per cui fu la prima posto dove mettere l'antenna della prima stazione radio francese nazionale. Adesso provate ad andare a Parigi e dire è brutta, vogliamo abbatterla. Penso che vi arrivino due signori in camice bianco che vi portino in un ospedale sostanzialmente. Perché noi oltretutto siamo abituati in questo paese a leggere, d'accordo, tutto il paese con gli occhi non della contemporaneità, e sarebbe ancora positivo, bensì con gli occhi del passato, d'accordo? E sulle rinnovabili qui c'è poco da dire. Noi abbiamo un paese che è il secondo paese industriale d'Europa, per cui chi fa le ceramiche a Sassuolo o a Faenza, d'accordo? Si inventa per farli con materiali riciclati, si inventa l'efficienza energetica, eccetera, eccetera, però poi ha bisogno di energia per cuocerle le ceramiche che mettiamo nei nostri bagni, d'accordo? Per cui dobbiamo decidere o facciamo le ceramiche e poi le esportiamo in tutto il mondo perché sono un'eccellenza con le rinnovabili, oppure non le facciamo tout court. Sostanzialmente, d'accordo? Perché voglio dire, oggettivamente, e tenete conto che l'Italia sta messa bene, l'Italia per esempio ha un'intensità energetica a parità di prodotto molto inferiore a quella della Germania, per cui siamo più bravi e più efficienti e produciamo energia elettrica con molto meno carbone rispetto alla Germania, perché la Germania ne usa il 50%, d'accordo? Però voglio dire, da questo punto di vista, facciamole bene, però non è possibile che in Italia un impianto eolico a Taranto ha aspettato 10 anni l'autorizzazione, un impianto eolico offshore, per motivi paesaggistici, d'accordo? Dalla sovrintendenza di Taranto. Indovinate dove sorgeva questo impianto eolico, che oltretutto è un'eccellenza italiana, perché è il primo impianto eolico offshore del Mediterraneo, davanti all'Ilva di Taranto.
10 anni per aspettare un'autorizzazione paesaggistica davanti all'Ilva di Taranto. D'accordo? Ora, io dico, facciamole bene, facciamole inserite nel paesaggio, però voglio dire, non l'opposizione tout court. Prego. Sì, vorrei a questo proposito aggiungere un commento, una notazione. Sono molto d'accordo con quello che lei ha appena detto. Credo che la transizione energetica richieda una transizione culturale e di sguardo estetico sui paesaggi che abitiamo. Siamo entrati nell'antropocene, dobbiamo essere consapevoli del fatto che lo spazio che noi abbiamo plasmato, abbiamo modellato, la natura che abbiamo manipolato e che è diventata una natura ibrida, richiede da parte nostra anche una capacità di reinvenzione dei modelli estetici con cui guardare a questi nuovi paesaggi, anche della transizione energetica. Quindi il binomio che spesso viene utilizzato in maniera antagonista, ambiente contro paesaggio, se una cosa funziona bene dal punto di vista ambientale, però non è detto che sia, diciamo, corretta dal punto di vista della sua qualità paesaggistica, deve essere superato attraverso una capacità di progettazione, non solo di pianificazione, che vada a guardare al corretto inserimento di questi impianti. Quindi questo è un tema, credo, centrale con cui noi ci dobbiamo confrontare anche come comuni cittadini, perché i primi che poi a volte si appellano contro alcune iniziative legate per esempio all'inserimento di parchi eolici sono delle comunità locali che pensano, ritengano che quegli impianti possano in qualche modo impattare sul paesaggio. Dipende da come vengono appunto inseriti e nel modo in cui vengono integrati. Questo penso che sia un passaggio fondamentale, quindi anche una capacità di aggiornamento dei nostri consueti modelli di interpretazione della qualità dei paesaggi che abitiamo. Questo è fondamentale. Ok, grazie. Ci sono altre questioni? Ultimo. Prego. Si legge che il più grosso inquinatore del mondo è il Pentagono, ovvero leggi l'esercito americano. Gliel' andate a dire voi a quel signore con quei capelli biondi messi un po' strani che deve spengere qualche carro armato oppure far volare meno il B-52? Grazie. Dunque, uno dei più grossi emettitori di CO2 in generale sono gli Stati Uniti, sostanzialmente, perché hanno dei parametri energetici che sono, cioè, in una casa degli Stati Uniti è normale avere un contratto elettrico da 12 kilowatt, d'accordo? Noi mi sembra che ce la passiamo abbastanza benino con 3 kilowatt e mezzo, al massimo 6 se quando dovremmo avere i condizionatori d'aria, d'accordo? Sulle questioni dell'utilizzo militare è vero da questo punto di vista che sprecano una marea di risorse, però tenga conto di una cosa, per esempio l'esercito americano è all'avanguardia sugli studi sull'adattamento, per un fatto molto banale, loro stanno pensando di ristrutturare tutte le loro basi nel mondo in base all'aumento del mare, per cui voglio dire, se io voglio per esempio avere dei dati su quanto aumenterà il mare nelle varie parti del mondo, la fonte è l'esercito americano, per cui voglio dire, ci sono tenuto conto che comunque l'impegno di risorse di quel tipo a ogni anno per scopi militari è una follia, probabilmente sarebbero più che sufficienti per avviarci verso una transizione energetica, è una questione un po' ambivalente. Bene, allora io, se non ci sono altre questioni, chiuderei qui, vi ringrazio per la partecipazione, io sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che domenica mattina ci si fosse questa discreta quantità di persone a discutere di cambiamenti climatici, e passo la parola all'organizzatore, all'amico Richard Harris. Grazie a voi.